Ciao a tutti, sono Elisa e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente ritorno con una nuova puntata della rubrica Gekiga e oggi voglio parlarvi appunto del giovane Yoshio di Yoshiharu Tsuge. Infatti di Yoshiharu Tsuge ve ne ho parlato già nello scorso video, nella scorsa puntata, quando vi ho parlato dei Fiori Rossi, che è un'altra opera molto significativa di quest'autore. Ma quello che di cui voglio parlarvi oggi è di un'opera autobiografica. Insieme all'uomo senza talento, il giovane Yoshio descrive attraverso sei racconti l'infanzia e dall'infanzia all'età adulta di Yoshiharu Tsuge fino all'arrivo del suo debutto come artista e come disegnatore di manga. L'ambientazione principale di questo volume è quella di un Giappone dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi circondato dalla povertà, dove i bambini e dove le famiglie sono proprio al limite. Quindi i figli molto spesso sono coloro che portano lo stipendio a casa e che fanno i lavori più umili per aiutare i genitori. Yoshio, che è il protagonista delle nostre storie, non ha un'infanzia vera e propria, cioè lui passa da un lavoro a un altro, subire ogni tipo di violenza ad un'altra, in una Tokyo comunque degradata, fatta anche di quartieri veramente poveri, veramente al limite del tragico o anche del tragicomico, perché ci sono scene anche tragicomiche. Non sempre è visto tutto in modo pesante, non è sempre pesante come succede spesso nel Gekiga. La particolarità di questo periodo appunto è affidata a quello di saper adattarsi, cioè ogni persona, ogni famiglia deve sapersi adattare ad ogni tipo di povertà. La felicità è veramente limitata ed è veramente scarsa, qualsiasi tipo di felicità, dal poter giocare o dal poter avere un attimo di sospiro, di pace, di tranquillità, è oro puro per quell'epoca ed è veramente difficile che i bambini potessero avere degli attimi di felicità e di spensieratezza. I personaggi che caratterizzano questo volume sono personaggi veramente estremi, sia dalla parte positiva che dal lato negativo, e in più, come vi ho già detto, le famiglie fanno subire ai propri figli non solo la perdita magari di un genitore, come è successo a Yoshio, di un padre di cui lui sente tantissimo la mancanza, ma anche di un patrigno molto violento, o comunque del fatto che la madre si risposi, del dover cambiare lavoro facilmente e di lavorare in posti molto pericolosi dal punto di vista fisico. È la capacità di adattarsi la chiave essenziale di quel periodo e la fonte principale di sopravvivenza. Andando avanti con i capitoli, vedremo l'evoluzione di Yoshiharu Tsuge non solo come lavoratore, ma anche come artista, e lo vedremo anche nel suo ruolo di mangaka, che lo costringe appunto all'interno della parola manga, che per lui è veramente asfissiante. Non si sente un autore di manga, per lui è molto limitata questa parola. E quindi vedremo l'evoluzione del suo essere artista. Ci sono capitoli in cui verrà praticamente derubato del suo lavoro, si affiderà a persone sbagliate, cercherà di comunque di portarlo avanti questa passione, cercherà di portarlo avanti e di mandare avanti anche la sua famiglia attraverso il suo lavoro. Arriverà ad un punto in cui non riuscirà a rimanere all'interno del proprio nucleo familiare per vari problemi. A quel punto prenderà una decisione molto forte che lo porterà ad avere una crisi molto forte, che vedrà appunto il blocco del suo essere artista, che poi verrà culminato all'interno dell'uomo senza talento. Anche lì vedremo appunto questo blocco e questa difficoltà nell'andare avanti. Quello che amo di Tsuge appunto è la mancanza di un talento, cioè per lui il fatto di essere mediocre, diciamo, per lui mediocre, di non avere nessun tipo di talento appunto in qualcosa, per lui è veramente angosciante.
Cioè si percepisce in ogni sua opera, si percepisce questa mancanza di qualcosa ed è per questo che io lo comprendo, è uno degli artisti che comprendo di più per appunto questo suo lato. Perché non è semplice andare avanti nella vita, adattarsi a qualsiasi lavoro, ma non essere bravo e non essere particolare in qualcosa. È molto difficile. È molto dura andare avanti con questa idea, con questo peso addosso che ti rende comunque insoddisfatto o incapace secondo i tuoi ideali. Quindi come artista non si sente completo, ma come uomo nemmeno, e rimane in questo limbo per tantissimi anni. Se avete seguito il Festival di Angoulême di quest'anno, avete visto appunto che è stata creata una mostra con le opere di Tsuge, quindi dedicata a Yoshiharu Tsuge, dove si è presentato lui stesso. E io quando l'ho visto, veramente, ragazzi, sono rimasta senza parole, esterrefatta, perché si diceva appunto che non si sapeva che fine avesse fatto, non è più ritornato a disegnare, si sapeva se fosse vivo o morto. Quindi sono rimasta senza parole e anche estasiata dal vederlo appunto all'interno della sua mostra, della sua stessa mostra, e vederlo guardare le sue tavole. È stato veramente emozionante. Yoshiharu Tsuge è veramente speciale, anche se lui magari non lo sa. Per noi amanti del Gekiga è davvero bravissimo, è davvero talentuoso. Lo stile del giovane Yoshio è lo stile classico di Tsuge, che troverete anche nell'Uomo senza talento. È uno stile veramente particolare, abbozzato come era solito nelle opere Gekiga. E io amo particolarmente perché quel tanto uso di china io lo amo, cioè preferisco questo all'uso dei retini in generale. Ed è un artista che trovo meraviglioso, particolare e adatto a chi ha questo malessere crescente o a chi si sente comunque mediocre, non capito, non amato. Il giovane Yoshio è la vita, ci descrive una parte della vita sofferente di Yoshiharu Tsuge e tutto ciò che comporta l'essere bambini ma non poterlo essere, essere ragazzi ma non poter essere ragazzi, non aver avuto un'infanzia, un'adolescenza normale come chiunque può avere. Il volume lo consiglio sicuramente a chi vuole approcciarsi a Tsuge, quindi ha già avuto a che fare con tutto quello che vi ho già detto nel primo episodio di questa serie, quindi avete letto Una vita tra i margini, eccetera. Se volete approcciarvi a Tsuge e volete saperne di più come vissuto, come il suo vissuto, come i suoi momenti di buio e anche di felicità a volte, vi consiglio il giovane Yoshio e poi l'uomo senza talento, che completa tutta la vita di Yoshiharu Tsuge e il suo percorso sia di vita che artistico. L'ho trovato meraviglioso, davvero inquietante da una parte, ma per noi occidentali molto difficile da comprendere quello che hanno subito questi bambini a quell'epoca. È molto difficile anche da comprendere il rapporto con i propri genitori e come trattavano i genitori i propri figli. Stata, io ve lo consiglio solo in questi casi, per completare appunto la figura di questo artista meraviglioso. Bene, con questo ho finito la mia terza puntata di Gekiga, spero che vi sia piaciuta, è stato veramente fare questa rubrica a me piace tantissimo, vorrei farne sempre di più, ma cerco di non farlo tanto spesso perché so che non è molto amata come rubrica, però a me piace tantissimo farla. Fatemi sapere qui sotto se avete già letto Il giovane Yoshio o se lo acquisterete dopo aver visto questo video. Fatemi sapere tutto quello che volete qui sotto nei commenti. Vi ricordo che nell'info box troverete tutti i link ai miei social, sia Facebook e Instagram che Goodreads, e il link al titolo citato, quel link per acquistarlo su Amazon. Questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!